Una battaglia spaziale combattuta a 1300 anni luce dalla Terra è stata intercettata dal telescopio della NASA Hubble. Succede tutto nella brillante nebulosa di Orione. È una zona turbolenta, ricca di stelle molto giovani, tanto brillante da essere vista anche a occhio nudo dalla Terra. Si trova a sud della nota cintura di Orione e le sue giovani stelle sono spesso circondate da ammassi di polvere, forse l'inizio di un sistema planetario nuovo. Il telescopio spaziale Hubble ha scoperto che intorno al 1400 la nebulosa di Orione è stata teatro di una zuffa galattica, una guerra stellare potremmo dire, in cui un sistema è andato letteralmente in frantumi, causando la fuga di almeno 3 delle stelle che lo formavano. Ma come ha fatto Hubble a vedere tutto questo? Andiamo con ordine. Qualche decennio fa, grazie alle osservazioni all'infrarosso e radio, sono state individuate le prime 2 stelle fuggiasche, restate nell'ombra per centinaia di anni. Sono stelle velocissime che si muovono in direzioni opposte. La loro origine è stata a lungo avvolta nel mistero. Gli astronomi hanno ipotizzato che quelle 2 stelle, battezzate BN e sorgente I, facessero parte di un sistema multistellare ormai decaduto, ma attivo 540 anni fa. L'energia delle 2 stelle, quella che le spingeva sempre più lontano, risultava però inferiore rispetto a quella che doveva essersi sprigionata dopo la guerra. Il tassello mancante del puzzle l'ho trovato Hubble, acciuffando una terza stella in fuga dall'ammasso. A questo punto, gli astronomi hanno seguito la sua strada all'indietro, collocandola nello stesso luogo da cui le 2 stelle già note si erano allontanate. Si tratta di una piccola regione di stelle giovani, chiamata nebulosa Kalmanlow, vicina al centro della nebulosa di Orione a 1300 anni luce da noi. Hubble ci ha dato le prove che le 3 stelle sono state espulse da uno stesso sistema multistellare, ha commentato Kevin Luman della Penn State University. Queste 3 stelle sono le 3 più giovani espulse mai individuate. Probabilmente hanno solo poche centinaia di migliaia di anni. È stato Luman a scoprire la terza stella in fuga, ribattezzata Sorgente X, mentre era alle prese con lo studio di pianeti vaganti slegati da una stella all'interno della nebulosa di Orione. La stella BN venne scoperta nel 1967, ma la sua notevole velocità, pensate che si sposta a 96.000 km/h, è stata determinata solo nel 1995. La sua compagna di fuga, seppure in un'altra direzione, si sposta invece a 35.000 km/h ed è visibile solo con onde radio, essendo avvolta dalla polvere all'infrarosso non si vede. Le 3 stelle sono state espulse dal loro sistema quando hanno iniziato una sorta di partita biliardo gravitazionale, così la definisce Luman. Quello che spesso succede in questi casi è che le 2 stelle più vicine o si fondono o danno vita a un sistema binario. In altri casi, però, viene rilasciata così tanta energia da spingere le stelle molto lontano, fuori dal sistema. Ed è quello che è successo in questo caso, sembra. Potrebbe non essere il solo della zona. L'aspettativa degli astronomi è ora per gli studi del futuro, quelli che saranno condotti grazie al potente James Webb Telescope, nato dalla collaborazione di NASA, ESA e Agenzia Spaziale Canadese, e il cui lancio è atteso per la fine del 2018. I risultati dello studio della Penn University escono oggi, 20 marzo, sulla rivista The Astrophysical Journal Letters.